Bene, eccoci, siamo live. Buonasera a tutti. Io sono Roberto Reale, presidente di Utopian. Siamo alla puntata numero 40 e qualcosa. Non ricordo mai il numero esatto di Restart, un'iniziativa che abbiamo lanciato assieme a Repubblica Digitale, l'iniziativa della presidenza del Consiglio dei Ministri. E stasera abbiamo Antonio Nicita. Antonio, grazie di essere qui stasera. Antonio Grazie a voi. è stato commissario Agicom e professore ordinario di economia politica all'Università LUMSA e autore di tantissimi libri, cui poi magari parleremo anche un poco, ed è anche da pochissime ore, è anche componente della segreteria del Partito Democratico, la segreteria nazionale. E in particolare diciamo, referente per il piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi un incarico estremamente delicato, soprattutto in questo momento, e quindi insomma da parte nostra un grande in bocca al lupo e auguri di buon lavoro. Sempre crepi il lupo, non si dice viva il Assolutamente. lupo, come qualcuno sostiene, si dice sempre crepi il lupo. Sì, questo buonismo, diciamo, è un lupo metaforico, almeno quello possiamo farlo crepare. Allora, Antonio, stasera il tema è appunto la disinformazione tra scienza e politica. Cosa significa? Beh, ne stiamo vedendo le evidenze fortissime negli ultimi giorni, no? Abbiamo assistito a una gestione del tema vaccini, ad esempio, e insomma, ha presentato probabilmente qualche criticità, nel senso che almeno per il cittadino che si è trovato a ricevere, quindi on the receiving end, no, come dicono gli inglesi, rispetto alle dec a decisioni in contrasto tra di loro, chiaramente quello che è arrivato è un po' di confusione, no? Se vogliamo usare un eufemismo. Ora, questa non è disinformazione in senso stretto, o magari invece lo è, anche perché tra le decisioni che vengono dal soggetto pubblico e cittadino si inseriscono anche tutta una serie di soggetti intermedi, alcuni dei quali giocano a favore della trasparenza e della chiarezza informativa, ma altri invece hanno interesse a creare appunto una cattiva informazione per tutta una serie di ragioni. Ecco Antonio, anzitutto come Ma facciamo? guarda, io partirei, se sei d'accordo, io Certo. partirei dalla fine, nel senso che il tema della disinformazione è un tema vastissimo, molto interessante dal mio punto di vista perché lo possiamo affrontare, anzi va affrontato in modo interdisciplinare, mettendo insieme tante competenze, guardando anche alla storia, all'evoluzione della storia e quando intendo della storia intendo senza voler essere... come dire, usare dei paroloni, ma insomma andare a riferirsi proprio nel rapporto tra il modo in cui si costruisce il discorso politico e il concetto della verità dei fatti. Poi ci torniamo, atterriamo poi anche su questo elemento di costruzione generale per capire che cosa c'è effettivamente di nuovo o se c'è qualcosa di nuovo e in che cosa consiste la preoccupazione verso la diffusione di strategie di informazione, in particolare nella società digitale. Però partirei dalla fine, perché in realtà quello che abbiamo vissuto questa settimana è particolare e ci può aiutare come esempio concreto a capire alcuni snodi fondamentali. Noi abbiamo avuto due cose importanti questa settimana, la questione dei vaccini, i vaccini che vengono interrotti per fare alcuni tipi di verifiche rispetto a dei casi, diciamo, che vengono giustamente, peraltro, analizzati, studiati a tutela diciamo, di tutti noi cittadini. E abbiamo avuto un rapporto dei servizi americani. Che hanno creato una sorta di incidente diplomatico internazionale perché hanno di nuovo verificato nella campagna elettorale
più dura e nella quale di più la disinformazione, non soltanto sui contenuti politici, ma la disinformazione sull'esito delle elezioni, ha creato una situazione storica incredibile, che è quella che abbiamo vissuto appunto ai primi giorni di gennaio negli Stati Uniti. Quindi questi due elementi pongono un tema globale, non soltanto nazionale, ma globale, dell'impatto della disinformazione, ma sotto due profili diversi, per quanto poi ci sono delle strade in qualche modo comuni che dobbiamo indagare. La questione dei vaccini, che è poi anche la questione del Covid, si pone su due livelli diversi. Uno è la questione della verità scientifica rispetto al dibattito pubblico, e l'altro è la questione del rapporto fra disegno di politiche pubbliche e analisi dell'incertezza. Cosa hanno in comune queste due questioni? Hanno in comune un fatto banale, semplice, e cioè che la scienza, la logica della scienza, come direbbe Popper, procede per conoscenze che vengono accumulate, conoscenze collettive che vengono accumulate, che sono sottoposte allo screening e al controllo della comunità scientifica in modo molto forte, molto duro, quando ci riferiamo alle riviste specializzate e diciamo che hanno una forte reputazione. In altri casi non avviene così, ne parleremo. Però la scienza procede per falsificazioni, cioè procede con un atteggiamento che è un po' il contrario del modo in cui ciascuno di noi, sotto il profilo cognitivo, affronta la propria vita. Ciascuno di noi, quando affronta la propria vita, ha delle cosiddette distorsioni cognitive per le quali finisce per selezionare dalla complessità del reale quelle vicende, quegli eventi, quei fatti che confermano i nostri a priori cognitivi. Questa è una delle lezioni ormai acquisite, cioè di fronte alla complessità noi tendiamo, perché siamo fatti proprio così biologicamente, tendiamo ad essere attratti a selezionare dalla complessità quelle cose che ci danno una consolazione, che ci confortano nella nostra capacità di interpretare il mondo. Si chiama cognitive bias, si chiama distorsione dello status quo, ogni tanto si chiama anche effetto ancora, quando ci aggrappiamo alle poche cose che sappiamo, e questo è stato dimostrato che è un meccanismo evolutivo che abbiamo sviluppato per motivi di sopravvivenza. La scienza procede nel modo opposto, perché mentre noi cerchiamo, siamo cosiddetti verificazionisti, cioè noi cerchiamo ogni volta che c'è un evento che conferma la nostra tesi di prenderlo, di valorizzarlo, perché ci conforta nella nostra verità acquisita, il procedimento del discorso scientifico va esattamente nel verso opposto. Cioè, se esiste un fatto o un evento che non è coerente con la teoria e che la teoria non riesce a spiegare, allora vuol dire che la teoria è incompleta e che abbiamo bisogno di nuovi elementi per elaborare nuove teorie. Si chiama il processo opposto della falsificazione. Quindi nel discorso scientifico basta una prova diversa da quella che conferma la verità perché la teoria sia falsificata, mentre nella verità di tutti i giorni che ci costruiamo ci basta una prova che ci dà ragione anche quando abbiamo altre n evidenze che vanno in senso contrario per essere confortati nella nostra opinione. Perché dico questo? Perché quando si realizza una situazione pandemica terribile come quella che stiamo vivendo, noi finiamo per chiedere e pretendere dal discorso scientifico la certezza assoluta. Cioè non siamo in grado di capire che il concetto della certezza, per quello che ho appena detto, non può esistere nel discorso scientifico, perché il discorso scientifico evolve sotto il profilo della maggiore probabilità, della maggiore capacità di spiegare determinati fenomeni. Quando noi testiamo dei vaccini o quando misuriamo un virus come quello pandemico, ci sono dei singoli casi che non riusciamo a spiegarci perché non abbiamo ancora avuto il tempo di elaborare quel tipo di spiegazione. Quindi ragioniamo per veridicità, per alta probabilità. In ogni medicina che noi conosciamo, nei famosi bugiardini, c'è scritto: attenzione, vi sono effetti collaterali, perché abbiamo misurato che in alcuni casi con una certa probabilità si verifica una certa condizione, in casi molto isolati.
Qui, scusami Antonio, ti interrompo un attimo perché il concetto di probabilità secondo me è un concetto molto elusivo. Appunto tu parlavi di bias cognitivi, no? E sicuramente noi ne abbiamo tantissimi, basti un po' pensare a quali sono le scelte che facciamo quando appunto dobbiamo valutare in modo empirico, in modo intuitivo una probabilità, per tanti di noi ad esempio, no? Così intuitivamente sembra più probabile che una sequenza così casuale abbia più probabilità, no, di essere estratta rispetto alla sequenza 1, 2, 3, 4, 5, no? Oppure che dopo che abbiamo lanciato una moneta 10 volte ed è uscita sempre testa, è sempre più probabile che esca croce, no? Dove Ecco, ma invece uno, non è così, bravo, no? ma uno dei risultati importanti di un premio Nobel che si chiama Kahneman, che ha scritto un saggio fondamentale con un altro studioso di probabilità che si chiama Tversky, è stata proprio quella di dimostrare che non soltanto non riusciamo noi ad apprezzare la differenza tra qualcosa che avviene con una bassa probabilità, bassissima probabilità e un'alta probabilità. Noi non sappiamo distinguere. Giustamente, aggiungo, l'effetto di una situazione che si può realizzare con lo 0,001% da una che si può realizzare con lo 0,1%. C'è una diversità enorme, ma per noi sono probabilità molto piccole. Allora loro hanno scoperto che in realtà il modo in cui valutiamo le probabilità dipende dal nostro atteggiamento pessimista o ottimista, nel senso che noi a volte quando abbiamo delle basse probabilità che non riusciamo a calcolare, a seconda di quelli che sono i nostri desideri, improvvisamente diamo a questa probabilità una possibilità superiore o inferiore di realizzarsi. Tipicamente, se c'è la stessa probabilità di vincere il Superenalotto o di essere investiti da un'automobile, e noi siamo ottimisti quando andiamo a giocare il Superenalotto, ma non siamo altrettanto pessimisti quando attraversiamo una strada senza fare troppa attenzione. Quindi abbiamo questo problema della incertezza e non a caso questo problema dell'incertezza va delegato alle istituzioni che poi sanno trattare, alle quali dobbiamo dare come società una delega, ovviamente dobbiamo anche imporre tutta una serie di controlli, ma dobbiamo affidarci alle istituzioni che sono competenti e che svolgono questo lavoro. Dov'è il grip che si è realizzato a proposito di disinformazione Covid, quindi virus e vaccino? Nella circostanza che noi pretendiamo dalla scienza delle risposte certe, non ammettiamo la possibilità che ci possano essere appunto eventi che si realizzano con una certa probabilità o eventi estremi che non riusciamo a spiegare. Questa nostra sete di verità, da chi è soddisfatta quando noi andiamo a chiedere ad uno scienziato e lo scienziato ci dice: guardate, se c'è questa ipotesi si può verificare questo, se c'è quest'altra ipotesi si può verificare questo, dipende da una serie di parametri complessi, non ci convince questo ragionamento. Di chi ci fidiamo quando abbiamo questa sete di verità che riguarda la nostra salute, che riguarda i nostri figli, che riguarda le persone a cui vogliamo bene? Ci affidiamo a chi dà le informazioni con certezza assoluta. È la persona che dà le informazioni con certezza assoluta, come diceva Hannah Arendt, è una sola ed è il bugiardo. Perché il bugiardo, diceva Hannah Arendt, è colui che scrive la sua storia affinché sia creduta. Le bugie non solo hanno le gambe corte, come diceva Collodi, ma soprattutto le bugie hanno la capacità di costruire un grande inganno se sono costruite bene, cioè di andare ad acchiappare quelli che sono i nostri desideri, le nostre emozioni e di darci una risposta su questo. Quindi, se io ho dei dubbi sul vaccino, sarò molto convinto da qualcuno che mi racconta con certezza che c'è un complotto straordinario dietro che sta in qualche modo mettendoci il 5G per farci essere più connessi o qualche altra stupidaggine del genere. Peraltro qui, Antonio, se mi permetti un'altra piccola digressione, non so se tu sei d'accordo anche un po' su questa visione, ma l'Italia, secondo te, non è a tuttora intrisa di pensiero magico, no? Ci sono stati anche episodi non neanche lontanissimi da noi in cui istituzioni si sono rivolte a soggetti abbastanza ambigui, hanno messo in atto procedure che sono appunto procedure di pensiero magico. Pensiamo insomma, anche in occasione del sequestro Moro, in occasione, insomma, in più occasioni, no? Che adesso non, insomma, non è necessario fare la carrella Vabbè, quando è diciamo allora. successo, ma insomma,
Insomma, un aspetto forse un po' folcloristico, che però la dice anche lunga su quali sono i nostri sì, adesso, adesso per tornare a quell'esempio lì storico del sequestro Moro, è evidente, noi siamo lì, ci riferiamo ad un'epoca molto complessa del nostro paese, dove si è potuta anche utilizzare una qualche metafora in un contesto nel quale effettivamente le varie informazioni circolavano e non si potevano magari citare delle fonti anche per non dare dei segnali strani. Quindi non citerei proprio quell'esempio. Ma è vero che ci sono delle circostanze nelle quali in qualche modo siamo più propensi a cercare di capire qual è la verità diversa che ci sta sotto. Io da questo punto di vista, prima poi di entrare nell'altra tematica, cioè del perché o meno o se la disinformazione sia in qualche modo realizzata e come nella società digitale in modo diverso, vorrei dire questo, che sbaglieremmo tutti quanti se pensassimo che la questione della disinformazione e in fondo poi il rapporto fra politica e incertezza, che richiede però, ritornando al punto che tu hai sollevato, che le istituzioni rispondano ai cittadini, che le istituzioni siano trasparenti, che le istituzioni parlino con una voce sola e che spieghino prontamente le scelte, perché il rapporto della verità dei fatti con le istituzioni politiche deve essere fondato su un rapporto di fiducia, controllo, trasparenza, altrimenti non se ne esce. Però, tornando al discorso che dicevi tu, io sono contrario a coloro che nel fare questo tipo di discorso alla fine assumono, spesso sono anche i miei colleghi di università, quell'approccio snob nei confronti di chi cerca la verità. Fammi fare, visto che sera tardi, un'altra citazione di una frase molto bella di Wittgenstein a proposito della definizione dell'errore matematico. Lui diceva... Poi quest'anno è anche... Insomma, l'anno mio è perfetto. Bravo, bravo. Lui diceva, un uomo è prigioniero, per definire che cos'è l'errore matematico, che tanti di noi che hanno fatto matematica hanno spesso incontrato, l'errore matematico che cos'è? Non è semplicemente qualcuno che non sa fare, che non sa risolvere un problema matematico, perché in quel caso non sarebbe un errore, sarebbe proprio l'incapacità di risolvere il problema. Ma l'errore matematico, lui dice, avviene quando c'è un uomo, ad esempio, chiuso in una stanza, che deve uscire da quella stanza e spinge la porta che resta chiusa e non capisce che invece la porta va aperta al contrario, va tirata per uscire. Quindi il procedimento è giusto, sono andato davanti alla porta, ma sto applicando esattamente il contrario logicamente di quello che è necessario. Ora, molte persone che poi sono attratte dal complottismo, dalla disinformazione, guidate dalle emozioni, non sono, come dire, semplicemente una massa di persone ignoranti, analfabeti, che non conoscono le cose. Sono persone che, a mio avviso, aggiungo, giustamente come cittadini, pretendono di conoscere la verità e vogliono applicarsi a conoscere delle cose che magari sono complesse. E quindi, diciamo, dal punto di vista economico dobbiamo stare attenti, perché la domanda per complottismo, a mio avviso, deriva anche dal fatto che spesso l'offerta di informazioni resta segregata soltanto nell'ambito di persone che conoscono aspetti tecnici e che non sono esposti al dialogo. Spesso nella costruzione di un discorso pubblico noi diamo per scontate le verità acquisite, non comprendiamo, come diceva John Stuart Mill, che noi dobbiamo continuamente spiegare perché facciamo le nostre cose, specialmente in una società democratica, perché altrimenti le nostre verità, che pure sappiamo difendere, se non le mettiamo in confronto, finiscono per diventare dei dogma, e i dogma poi, come dire, vengono buttati via, spazzati via, diciamo così, da chi è desideroso di avere un'altra spiegazione. Questo concetto, che per esempio l'Agicom ha misurato in uno studio che ha fatto, si chiama motivated reasoning in inglese, cioè si è scoperto che molti di coloro che sono attratti dai complotti non sono semplicemente persone che veramente non sanno nulla di un argomento, ma sono persone che vorrebbero saperne di più, che iniziano un proprio percorso di ricerca, che finiscono magari in tutta una serie di siti, fonti di informazioni e così via, ma che da quei siti riescono ad avere un conforto di domande e di risposte alle domande che non trovano altrove. Quindi, secondo me, questo tema della disinformazione, oltre ad essere combattuto, perché in alcuni casi, come diremo, è proprio una strategia fatta apposta da certi centri con finalità
anche di o di guadagno commerciale o di instabilità politica delle istituzioni, molto spesso denota l'assenza della nostra capacità di ricostruire con pazienza, con confronto e con rispetto uno dell'altro, anche delle diverse conoscenze che abbiamo, il confronto pubblico nel rapporto con la conoscenza, nel rapporto con la verità. Spesso, e concludo, si dice che appunto sono le élite che si arroccano. A me questo discorso non piace, perché se per l'élite intendiamo riferirsi a chi studia, a chi fa ricerca, io posso assicurare nel mio piccolo che non c'è persona più umile di chi fa ricerca e studia nella propria vita, perché è continuamente esposto a sfidare cose che non capisce e che non conosce. Ma è vero che dobbiamo cercare di ricostruire un rapporto di discorso pubblico con la verità dei fatti. Antonio, a me interessa moltissimo il tema della frontiera tra scienza e politica. Peraltro questo è anche un po' parte del tema del tuo ultimo libro, del libro che hai curato assieme ai colleghi, sulla appunto politica basata sull'evidenza. Quindi evidence-based policy significa, riassumo magari in modo semplificando anche, ma significa che io prendo decisioni basate il più possibile su dati o modelli che siano comunque validati. Ma secondo te non c'è un punto oltre il quale la scienza finisce e la decisione è una decisione puramente politica? Faccio un piccolo esempio. A maggio scorso il dottor Fauci, che tutti abbiamo insomma un po' imparato a conoscere, fu audito in Senato e ovviamente negli Stati Uniti gli si domandò se le proteste che in quel periodo c'erano gli Stati Uniti potessero costituire un pericolo, potessero essere appunto costituire un pericolo sanitario. E lui rispose in modo, secondo me, emblematico, dicendo: questo non è un dato scientifico. Il dato scientifico può riguardare il contesto dell'assembramento, quindi un contesto, diciamo, politicamente neutro. Ma nel momento in cui quell'assembramento diventa una protesta, e la decisione non più della scienza, ma della politica, se e in che modo bilanciare il diritto a protestare con la tutela della salute pubblica. E in questi casi, ecco, non so tu come la vedi, ma in questi casi a chi spetta la decisione? Tra l'altro tu appunto hai anche un impegno politico, quindi non sei soltanto lo studioso, ma appunto anche no, il politico. Ti ringrazio per questa domanda, perché è fondamentale. Allora, il messaggio che poi viene veicolato da questa parola, da questo acronimo in inglese, che è evidence-based policy, che peraltro, diciamo, è quello a cui è improntata tutta la costruzione, almeno dal punto di vista delle procedure, della definizione delle politiche in Europa, per esempio, e in realtà non dice che deve decidere la scienza. Dice: quando costruiamo delle politiche per i cittadini in tanti settori, che possono riguardare l'impresa, possono riguardare la concorrenza, possono riguardare il mondo del lavoro, possono riguardare politiche di sostegno a particolari categorie, possono riguardare l'istruzione, insomma tutte le politiche pubbliche, soprattutto le politiche pubbliche che noi andiamo a definire, devono partire da alcune cose molto semplici, cioè la definizione di un problema. Qual è il problema per il quale stiamo chiedendo un intervento di public policy? Per individuare il problema non dobbiamo semplicemente, come dire, affrontarlo sulla base della nostra preferita visione del mondo. Quello ci sta, ovviamente, ciascuno di noi ha una visione di come il mondo dovrebbe andare, ma deve basarsi sulla conoscenza di una dinamica di alcuni aspetti particolari. Oggi abbiamo la possibilità di avere tantissimi dati su come le persone si comportano e soprattutto su come le persone reagiscono all'introduzione di regole, perché molto spesso, questo ce lo insegna la microeconomia comportamentale, molto spesso quello che noi ci aspettiamo quando introduciamo una regola non è quello che prevediamo, perché le persone reagiscono con incentivi diversi alla regola rispetto a quello che ci aspettavamo, e quindi generano un effetto perverso rispetto a quello che immaginavamo. Allora, quello che è possibile fare è innanzitutto raccogliere dati e costruire modelli rispetto ai quali noi abbiamo un'approssimazione il più possibile
come dire, convincente di come le persone si comportano e di come reagiranno all'introduzione, per esempio, di una nuova norma o alla rimozione di una regola esistente. Dopodiché la dobbiamo studiare, cioè noi siamo pieni di riforme in questo paese senza che vengono introdotte e sostituite, senza aver avuto la possibilità, naturalmente non soltanto in questo paese, ma senza aver avuto la possibilità di capire se hanno funzionato o anche perché non hanno funzionato. Quindi questa situazione di andare a dire evidence policy significa semplicemente raccogliamo i dati, raccogliamo più dati possibili, che poi sono spesso disponibili o sarebbero disponibili, ma non riusciamo a raccoglierli bene, per capire qual è l'impatto. Significa spesso, per esempio, anche introdurre, come viene fatto in alcuni paesi, delle regole magari in alcuni ambiti, osservarli e poi estendere quel dato. Dopodiché significa anche identificare quali sono le alternative disponibili, perché non c'è una sola soluzione politica, ce ne sono tante, molte di queste soluzioni comportano dei benefici per qualcuno, dei costi per altri o dei benefici distribuiti in modo diverso fra diverse componenti della popolazione, e allora lì noi vogliamo capire, per esempio, quale scelta vogliamo fare. A volte abbiamo quelli che gli economisti chiamano i trade-off, cioè delle scelte inconciliabili, per esempio fra favorire investimenti ma ridurre la concorrenza, favorire la concorrenza ma aspettare che sia il meccanismo concorrenziale, ne ho citato uno tra i tanti, a produrre la concorrenza. Beh, quella scelta fra alternative è una scelta politica. Cioè, lì ci deve essere una scelta politica. Ma i dati e le politiche basate sulla raccolta dei dati aiutano e in qualche modo costringono, anche per trasparenza, chi disegna le politiche a spiegare perché è stata scelta una strada rispetto ad un'altra alternativa. Quindi alla fine è la società, il confronto democratico nel suo complesso che ne viene arricchito, ma è evidente che una cosa è la raccolta dei dati, la creazione di politiche, la definizione delle diverse strategie, altra cosa è la scelta politica. Mentre oggi abbiamo spesso una grande confusione fra tutti questi effetti, per cui alla fine il risultato peggiore è che tutti hanno ragione, tutti trovano sempre, come dicevamo poco fa sulla verità, tutti trovano quei pezzetti di dati che confermano le proprie tesi e altri trovano altri pezzetti di dati che confutano le tesi degli altri, e questo non arricchisce nemmeno il confronto democratico. Io andrei, mi rendo conto che stiamo andando forse leggermente fuori tema, ma una domanda che voglio farti, perché è troppo, per me è davvero troppo interessante questo argomento. E tu appunto sei anche un professore universitario, quindi ti confronti quotidianamente con problemi della ricerca, del finanziamento alla ricerca. E non ricordo se l'altro ieri o ieri Mario Draghi ha detto che i finanziamenti, insomma, il governo si è espresso sul tema del fondo ordinario di finanziamento alla ricerca, dicendo che i finanziamenti non vanno più dati a pioggia, ma ai meritevoli. Questo significa naturalmente dare probabilmente ancora più spazio al sistema delle valutazioni. Quindi valutazione sulla produttività dei singoli atenei, sulla produttività dei docenti, sulla produttività forse anche in termini di numero di laureati, quindi produttività della didattica. Questa enfasi data alla ricerca è un po' un modello, se vogliamo, anche atlantico, no? di organizzazione del mondo universitario. Secondo te non rischia di penalizzare soprattutto quelle università italiane, magari anche del nostro sud, che non sempre riescono a mantenere, un livello adeguato, oppure università che comunque offrono un servizio a un territorio che non ha i mezzi per competere con gli atenei più prestigiosi, e nello stesso tempo il rischio è che si appiattisca attività della ricerca su un'attività di valutazione della ricerca, quindi in questo caso probabilmente, oppure se sei d'accordo con questo tipo di valutazione. No, dunque il tema, ho presente questa dichiarazione. Allora, il tema è innanzitutto distinguere tre grandi ambiti.
c'è un ambito che è l'ambito della selettività dei finanziamenti rispetto alla ricerca di eccellenza in determinati ambiti. E lì è importante non tanto e non soltanto la questione valutazione e ricerca, e quindi la selettività della ricerca rispetto alla qualità della stessa, che ovviamente ha a che fare con un processo di valutazione, ma a mio avviso questo deve essere presente anche laddove non ci sono, come infatti anche laddove non ci sono elementi di selettività, cioè la valutazione ci deve essere sempre, perché altrimenti non stiamo parlando di finanziamenti a pioggia, cioè stiamo parlando di finanziamenti che possono anche, voglio dire, essere realizzati, ma che non hanno nulla a che fare con i processi di valutazione, cioè sono una forma di finanziamento di una certa attività, ma sganciata dalla valutazione. La questione della selettività è importante dove? È importante dove è necessario, e questo vale soprattutto per certi tipi di ricerca e magari non per altri, dove le economie di scala, dove la intensità della cooperazione fra diversi soggetti, l'utilizzo ad esempio di macchinari molto avanzati e così via, richiede la creazione di poli specializzati. Allora, su quello, siccome noi abbiamo incredibilmente in Italia, in diversi ambiti anche di tipo di scienze naturali, delle situazioni di grande eccellenza, che spesso vengono raggiunte anche con degli strumenti, ma parlo proprio di strumentazione, come dire, tecnica, molto limitati, e da questo punto di vista, quando ci sono risorse scarse, avere un elemento di selettività è comunque, diciamo, un elemento importante. Altra cosa è pensare che un meccanismo del genere debba valere per tutti, per tutte le tipologie di ricerca, per tutte le tipologie di scienze, quindi scienze naturali e scienze sociali, e anche in ambiti nei quali l'aspetto della valutazione rispetto poi al progresso scientifico dal punto di vista dell'impatto, per esempio, della ricerca di base, della ricerca farmaceutica, della ricerca tecnologica, è completamente diverso. Ecco, io eviterei di fare soltanto questo tipo di valutazione, di trovare un criterio che sia onnicomprensivo per tutti, ma a mio avviso il Presidente del Consiglio si riferiva alla necessità di comprendere come, diciamo, se noi riuscissimo a concentrare di più negli ambiti in cui c'è più bisogno di selettività, effettivamente riusciremmo a fare un salto importante, che poi non significa soltanto ricerca, significa impatto anche sul sistema produttivo italiano. Dove questo avviene? Per esempio, ci sono tanti esempi in Italia in questo senso, ma noi siamo dei grandi contributori storici del CERN, per esempio, di Ginevra, dove il contributo degli italiani è straordinario, ma lì quello è un caso di grandissimo successo di investimenti internazionali, proprio perché la cooperazione è massima e gran parte della ricerca è concentrata in un medesimo luogo. Toglierei invece completamente da questo tipo di valutazione il riferimento che tu hai fatto alla questione della didattica, alla questione della prossimità e alla questione anche della diversità territoriale, perché in un paese che ha ancora incredibilmente un numero così basso di laureati, noi abbiamo bisogno certamente di non avere ogni università a 30 chilometri, perché questo impedisce anche proprio la formazione di un investimento significativo, ma abbiamo bisogno comunque di ricostruire un rapporto, diciamo, di università come uno strumento che, di conoscenza più diffuso e più inclusivo, e quindi, diciamo, effettivamente bisogna evitare di penalizzare magari mettendo anche l'aspetto della didattica o mettendo, come dicevo prima, tutta la parte della ricerca insieme, di penalizzare alcune idee, alcune università rispetto ad altre, e anche ricordandoci che molto spesso quando noi finanziamo molte delle ricerche sociali, lì siamo in un ambito in cui la libertà di pensiero in qualche modo merita delle tutele che vanno al di là della questione della singola valutazione. Poi sulla valutazione possiamo trovare tantissimi altri strumenti che mettono insieme le due cose, cioè la concorrenza, la competizione, la valutazione, ma anche una selettività che possa essere inclusiva. Dal punto di vista della ricerca di base, tu sei d'accordo sull'approccio, insomma, un po' più comune, quello di finanziarla indipendentemente
dai risultati ottenuti, o quantomeno dalla disabilità. Questo è un grosso dibattito. Per definizione, la ricerca di base, non la puoi misurare esclusivamente con le ricadute che produce oggi, perché è la definizione, la ricerca di base è quella che ti porta a indagare relazioni, connessioni, invenzione di prodotti o di possibili diciamo, collegamenti fra prodotti che non necessariamente finiranno subito in un risultato, ma che poi, quando diventano conoscenza condivisa e accumulata, possono essere utilizzate. Quindi, diciamo, la questione della ricerca di base è per definizione un po', come dire, va letta diversamente dai risultati in termini di applicabilità concreta. Certo, però, non può essere sottratta a processi di valutazione da questo punto di vista, ma che non devono essere gli stessi processi di valutazione che ti aspetti per la ricerca specializzata. In questo senso, magari l'intervento anche dell'Europa, che ad esempio ha presentato pochissimi giorni fa il nuovo programma anche per Horizon Europe, quindi il principale canale di finanziamento per i progetti di ricerca, potrebbe essere un supporto forte. Sì, lì quello è un grosso supporto, e va letto insieme ad un altro documento della Commissione Europea che ho trovato molto interessante e che probabilmente piacerebbe molto a Beppe Grillo. È un documento che è stato pubblicato l'anno scorso e che si chiama Strategic Foresight, cioè previsione strategica, ed è la prima volta che quel tipo di documento viene presentato, nel senso di dire: noi non vogliamo soltanto prevedere dove sta andando il mondo e cosa dobbiamo fare in termini di politiche per arrivare a un certo traguardo, la nostra deve essere una previsione strategica, nel senso dobbiamo decidere dove vogliamo andare, come facciamo per raggiungerlo, e la ricerca lì viene vista esattamente come un elemento fondante, e però fissa anche degli obiettivi importanti, che sono quelli della sostenibilità e che sono quelli della digitalizzazione della società e della gestione del dato come elemento, diciamo, di nuova cittadinanza digitale europea e non soltanto. Ecco, il dato ci riporta un po' all'inizio della nostra conversazione. Della storia, esatto. Però insomma mi ci hai riportato tu, quindi non posso esimermi anche qui dal chiederti cosa ne pensi di un governo che sta comunicando in modo completamente diverso dal governo precedente e che però sul tema della trasparenza e di dati aperti sembra essere invece in continuità, no? Ad esempio, per quanto riguarda i dati sulla campagna vaccinale, sì, insomma, abbiamo avuto anche del governo Conte 2 una messa a disposizione di dati aggregati, però, quindi diversi da quelli che il governo, il Ministero della Sanità e il Comitato Tecnico Scientifico avevano a disposizione, no? E oggi siamo nella stessa identica situazione. Peraltro molte anche organizzazioni, la comunità in generale italiana su Open Data ha da tempo lanciato una campagna dati bene comuni. Adesso non so se economica dal punto di vista, insomma, di un economista, l'etichetta bene comune per i dati sia sui dati pubblici sicuramente, sui dati che servono per disegnare le politiche pubbliche sicuramente. Ad ogni modo, quei dati ad oggi continuiamo a non averli, ripeto, non li abbiamo nella forma in cui li ha il soggetto pubblico, che il soggetto pubblico dispone di dati puntuali, laddove invece noi osservatori esterni abbiamo soltanto il dato aggregato, col quale facciamo abbastanza poco, no? Tu ad esempio nel tuo libro parli di molti modelli che possono essere applicati per le decisioni, no? Difference, insomma, tanti modelli che però richiedono comunque accesso a dati a un livello di granularità. Quindi come possiamo in qualche modo chiedere conto delle decisioni pubbliche? Ma guarda, adesso non per fare il politico, noi siamo entrati come primo paese occidentale in questa pandemia, e quando abbiamo iniziato a raccogliere i dati abbiamo scoperto di essere in una situazione drammatica. Quindi, diciamo, io ho comprensione nei confronti delle difficoltà
che abbiamo avuto nel costruire insieme tutta una serie di questioni. Io facevo parte anche come rappresentante dell'autorità in una commissione che poi non è partita presso il Ministero dell'Innovazione, cioè è partita solo in parte sul tema appunto dei dati, perché le difficoltà che ci sono state enormi. Si è dovuto correre nel tentativo di fare appunto l'app di tracciabilità e così via. Certamente noi abbiamo bisogno non soltanto, come tu dici, ovviamente di avere accesso ai dati per poterli studiare, per poter dare un contributo, ma dobbiamo anche stare attenti che non è che i dati, come dire, ci sono ed è semplicemente un problema di accedervi. Il problema spesso è come costruisci, con quale criterio costruisci la raccolta del dato che esiste, ma anche con quale criterio costruisci la necessità di raccogliere un certo dato. Una delle cose che è ancora mancata non è tanto quella di sapere quante persone sono positive o meno, poi ovviamente c'è tutto il tema della correlazione con i morti, in particolare di che cosa effettivamente se avevano altre malattie o meno, c'è tutto questo dibattito che ci ha affiancato nei mesi precedenti, ma c'è anche il tema importantissimo, a mio avviso, che è quello che un po' è mancato, nel senso che noi ci siamo concentrati, era un pezzo della storia che adesso dobbiamo riprendere al più presto, e ci siamo concentrati inevitabilmente sul numero di persone che si ammalavano o sul numero di persone che risultavano positive perché venivano tamponate o perché si andavano a tamponare. Noi non siamo stati in grado di ricostruire l'altro pezzo importantissimo, che è una misura dei luoghi in cui avveniva il contagio. Cioè, e questo poi ci ha portato e porta anche a lockdown indiscriminati, ma era possibile, ci sono stati alcuni studi molto interessanti su questo, fare uno sforzo in più per cercare di capire come mettere insieme il dato che riguardava le persone che poi si ammalavano e i luoghi, quindi, nei quali avveniva la maggiore intensità degli incontri tra le diverse persone. Come fare a calcolare questi dati? Beh, e quindi, prima di dire questo, il discorso anche dell'app di tracciamento. L'app di tracciamento è un'app che traccia fino ad una certa distanza l'incontro fra una persona che ha inserito già i dati e che risulta positiva, per esempio, al Covid, e un'altra persona che non risulta. Anche lì, una volta costruita quell'architettura, c'è stato un grosso problema di inserimento dei dati, di istruzione da dare a chi inseriva i dati, però mi rendo anche conto che siamo stati presi, come dire, da un oceano di cose da fare e che questo poi ha rallentato, spesso non c'era neanche il personale a disposizione. Probabilmente avremmo dovuto cercare di ricostruirlo nel momento in cui il Covid ci ha dato un po' più di tregua per cercare di avere un sistema di tracciamento. Ma quel tipo di tracciamento, ripeto, della app, traccia i contatti tra singoli soggetti che si trovano ad una certa distanza minima, ma non mi dice nulla del luogo in cui quelle persone si sono incontrate. Qui non c'è soltanto un tema di privacy, c'è un tema di incrociare banche dati diverse. Per esempio, le grandi piattaforme di Facebook e di Google hanno, soprattutto Facebook, dato ai ricercatori, ed alcuni ricercatori hanno pubblicato un interessante articolo sulla mobilità da questo punto di vista, che permetteva di dare una informazione su dove le persone si trovassero in un certo momento della loro giornata, perché Facebook aggiorna la localizzazione, no, del mobile in certi momenti del giorno. Però se questo dato lo si fosse incrociato con un altro dato che invece è in tempo reale, che sono i dati anonimizzati ovviamente, che hanno le compagnie telefoniche, perché le compagnie telefoniche riescono a capire chi si sta muovendo o meno, quante persone si stanno muovendo sulla base delle celle che si attivano di telecomunicazione, ecco, se noi avessimo incrociato questi dati avremmo potuto costruire una teoria della circostanza che in certi luoghi, che in certi contesti abbiamo potuto vedere una maggiore diffusività. Questo ci avrebbe permesso di intervenire magari istantaneamente quando avevi le varie alert e anche di capire
quali sono magari i luoghi, se sono associati ai luoghi di lavoro, se sono associati ai luoghi di sbarco, se sono associati, piuttosto che agire appunto con questo mito del, diciamo, delle foto, delle cose che si vedevano, eccetera, eccetera. Allora, questa è una cosa che si può ancora fare, che secondo me si deve fare, che quindi non ha semplicemente a che fare con l'accesso al dato e renderlo disponibile, ma anche a capire che tipo di dato vogliamo costruire per, di nuovo, torniamo all'evidence-based policy, per costruire delle politiche che possano permetterci di intervenire anche quando augurabilmente saremo un po' tutti vaccinati, ma siccome non saremo tutti vaccinati nel mondo allo stesso momento, perché poi verrà il giorno in cui, quando saremo finalmente liberi e sereni rispetto alla pandemia in Italia, alzeremo gli occhi e ci accorgeremo che tantissima parte del mondo, anche sottosviluppato, non si trova in quella condizione, e non vorrei che di nuovo risorgessero questioni legate a fobie migratorie irrispettose della dignità umana, quando invece noi dovremmo immaginare una politica del dato, una politica come dire, di prevenzione e anche poi di aiuto alla vaccinazione nei confronti dei paesi meno ricchi, che non stanno neanche litigando con le case farmaceutiche per avere il vaccino, perché non potrebbero averlo. Ma del resto l'ha detto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità: non ne usciremo dalla pandemia finché non ne usciranno, non ne usciremo tutti. Certamente. A questo proposito, si parlava appunto di policy basate sull'evidenza. Adesso la Commissione europea ha deciso di implementare una piattaforma che funzionerà da hub, funzionerà da concentratore dei dati, o quantomeno da, ecco, da gateway, come la Commissione stessa ha chiamato, quindi da sistema di trasporto, diciamo così, di dati relativi al passaporto vaccinale o Green Pass. Dopotutto, passaporto vaccinale è un nome anche improprio, perché la Green Pass conterrà anche dati relativi, ad esempio, al tampone o per chi non è vaccinato, o relativi alla, diciamo, all'immunità acquisita perché si è avuta la malattia. In questo caso, ad esempio, qual è la ratio? Nel senso che intuitivamente è ovvio, però mi chiedo qual è la ratio dal punto di vista dell'evidenza, se c'è. La Commissione ha deciso di fare questo perché ritiene che questa iniziativa possa davvero, diciamo, agevolare i suoi cittadini. L'ha fatto invece sull'onda di una sorta di espansione delle policy, nel senso che si è resa conto che gli stati membri stavano seguendo quella strada, e quindi per evitare che non andasse in maniera diversa si è voluto porsi un po' come coordinamento, oppure è semplicemente un'iniziativa estemporanea, sulla quale peraltro lo stesso OMS si era espresso fino a pochissimi giorni fa in senso negativo. Ma guarda, allora, tutte le volte che noi introduciamo nella nostra società delle cose che poi vengono chiamate un po' volgarmente delle patenti, dei patentini, andiamo in un contesto molto delicato, che naturalmente non può essere permanente, nel quale comunque, diciamo, si pongono questioni profonde del rapporto tra la libertà dei singoli e il contesto, in questo caso, di salute pubblica. Noi abbiamo però, diciamo, questo fa parte della nostra Costituzione, fa parte anche, diciamo, delle politiche europee e dei fondamenti europei, che laddove ci sono dei casi estremi che siano giustificati, si può, in qualche modo, dove si ritenga necessario, ecco, un certo tipo di azione, si può giustificare. Ora, secondo me, qui, se noi la guardiamo sotto un piccolo profilo, io comprendo da dove deriva questa decisione. Più in generale, dobbiamo stare attenti che appunto la lettura non sia una lettura di dare un patentino a chi si vaccina, e quindi poi creare inevitabilmente in prospettiva forme di discriminazione. Cioè è un tema molto delicato. Secondo me il punto di caduta banale,
se posso dire, della Commissione Europea. La Commissione Europea, il trattato, ha tra i suoi obiettivi di fondo non solo la creazione del mercato unico, ma difendere come una delle caratteristiche della cittadinanza europea la libera circolazione delle persone all'interno dell'Europa. Allora, avverrà sempre di più che coloro che hanno ricevuto un vaccino e che seguono, continuano a seguire determinati comportamenti, perché come sappiamo non è affatto detto che avendo il vaccino si possa essere sia immuni nel ricevere una certa forma di virus, sia, diciamo, immuni sotto il profilo del contagiare eventualmente altri. Quindi dovremo comunque, anche se vaccinati, se ci muoviamo, diciamo, in altri paesi, dovremmo comunque accompagnare per un certo periodo di tempo quella che è, come dire, il nostro status di vaccinati, con una serie di comportamenti, quindi mascherina, distanziamento fisico e così via. Quindi se l'obiettivo è quello, io capisco che sia un obiettivo che va incontro a un desiderio di libertà di mobilità del cittadino, che dice: beh, io, se sono una persona che ha fatto il vaccino o sono comunque immune perché tamponato e così via, e voglio muovermi, se producendo una documentazione che mi permette di farlo in sicurezza per me stesso e per gli altri, posso farlo, ben venga questa documentazione. E in qualche modo questa documentazione poi può aiutare a far ripartire i trasporti aerei, i trasporti ferroviari, il turismo. Cioè, a un certo punto noi dobbiamo metterci in testa che ci sono dei momenti in cui dobbiamo ripartire, e anzi forse dovremmo già iniziare a pensare, dovremmo aver già risolto il problema della vaccinazione, iniziare a pensare che ci sarà un giorno dopo, ci saranno tanti giorni dopo, in funzione di come la popolazione si muove, anche non soltanto italiana, in cui riattivare una serie di questioni, senza però che ripiombiamo nell'ennesima variante che poi ci può creare dei problemi. Quindi io questa questione la capisco da questo punto di vista, e quindi se è una misura temporanea che si accompagna e che quindi ha più lo scopo di un'attestazione che non uno strumento, come spesso viene chiamato, patentino, cioè di condizionamento dei comportamenti di chi ce l'ha, di chi non ce l'ha e di chi lo controlla, allora va bene. Bisogna stare molto attenti a non trasformare quelli che possono essere delle attestazioni di cui abbiamo diritto ad averle, a dei condizionamenti che poi possono assumere delle forme più o meno permanenti. E quindi, diciamo, bisogna fare attenzione in questo, ma io comprendo che se la Commissione Europea si muove in questa fase è anche per difendere essa stessa un principio di libertà, che è la libera circolazione all'interno dell'Europa, che tra l'altro è una delle caratteristiche che ci accomunano come cittadini europei. Se iniziamo a non muoverci più tra i paesi europei, questo è un altro male, diciamo così, che possiamo iniettare nei confronti dell'Europa. Ovviamente la Green Pass, qualunque forma poi assumerà, al momento, ecco, per esempio, non la chiamerei Green Pass, non la chiamerei Pass, cioè se potessi scegliere un termine, lo metterei come un termine di attestazione, nel quale sostanzialmente non è che se io non ce l'ho non posso viaggiare. Se io produco delle informazioni, nel produrre queste informazioni me ne assumo la responsabilità, però devo sempre rispettare, ad esempio, una condotta che è quella della mascherina, che è quella del distanziamento fisico. Però non userei questi termini dei pass, perché poi, diciamo, il fatto di non passare sì, diventa una limitazione della libertà. Ecco, è su questo terreno che dobbiamo lavorare. Di fatto, però, purtroppo è il termine che la Commissione ha scelto. Lo so bene. Ed è anche prevedibile che, almeno per come l'ha disegnata, sarà obbligatorio per viaggiare. E non è un'autocertificazione, è un'attestazione delle autorità sanitarie. Per cui, ovviamente, io mi auguro che al massimo, come posso però, dire, sulla obbligatorietà, adesso si può anche viaggiare. No, non è che adesso se tu non sei certo. Il concetto è che evidentemente se hai quel tipo di documentazione con te,
è più fluido il meccanismo, diciamo così, dei controlli, delle dichiarazioni, delle autocertificazioni e così via. Avrei scelto un altro termine rispetto al concetto della Green Pass, appunto, avrei scelto un termine più simile all'idea che è più una certificazione. Però, diciamo, leggiamolo anche sotto un profilo dell'ottimismo, cioè del fatto che siamo in un contesto di vedere appunto una fine e una ripartenza. Dal punto di vista giuridico, io non sono un giurista, ritengo che la questione però poi debba essere valutata con una certa difficoltà, anche perché siamo in un campo in cui poi le regolamentazioni europee devono poi essere coerenti con le decisioni nazionali. Vorrei evitare su questo ulteriore litigation tra questo tipo di... Anche perché possiamo dire che la Commissione su questo non è che abbia poi questa vasta competenza, una competenza forte, no? Per usare le parole della Presidente. Ma infatti è proprio questo il punto, leggere questa iniziativa nello spirito di difendere e incentivare un obiettivo della Commissione Europea che è la libera circolazione delle persone. Quindi fondarla sempre su una questione di libertà, ma non trasformarla anche nelle interpretazioni che poi noi possiamo dare o che può dare chi esegue questi controlli in uno strumento che condiziona la libertà. Ecco, è un po' questa la riflessione che dobbiamo fare. Io l'ho letta, devo dire, oggi più nella prima versione, cioè nel dare uno strumento abilitante e non nel dare uno strumento la cui mancanza limita le libertà, però è una riflessione che va fatta. Ovviamente, appunto, sperando, io sono tendenzialmente favorevole a un approccio soprattutto del tipo che tu declini. Mi auguro che non si arrivi a una situazione come quella che oggi vediamo in Israele, ad esempio, come l'ha scritto ad esempio Francesca De Benedetti in un pezzo su Domani, in cui io la in passo, l'equivalente serve anche per andare al bar. Ovviamente in quel caso diciamo, condotte discriminatorie sono evidenti e soprattutto non è più l'autorità nazionale estera, no? la polizia di frontiera a verificare poi la tua attestazione. Questo è esattamente uno dei punti che dicevamo all'inizio, cioè noi quando vediamo la via d'uscita da questa pandemia, noi avremo tantissime situazioni come queste in diversi paesi, nel senso che poi magari una cosa sono le regole che stabiliamo in Europa per muoversi all'interno della regione italiana o regole che daremo ai turisti per venire in Italia, altra cosa sono quello che noi troveremo in altri paesi. E quindi diciamo, questo in un certo senso riabilita un ruolo almeno di armonizzazione della Commissione europea rispetto ai paesi europei, ma senza dubbio, data la preoccupazione che vi è stata e che vi è nei confronti della pandemia, e abbiamo questo tema delle varianti, che diciamo è l'aspetto negativo del concetto di pandemia. Cioè il concetto di pandemia non è solo negativo perché tutti ci ammaliamo dello stesso virus, ma perché la numerosità è talmente elevata che le forme di varianti sono facilissime, perché ad ogni riproduzione il virus può tendenzialmente, come dire, replicare una diversità, quella che si chiama un errore nella riproduzione del DNA, che poi corrisponde ad una serie di varianti. E sarà quella la preoccupazione principale rispetto al concetto di portarsi dietro un documento che attesti diciamo, quali condizioni hai. Per cui da questo punto di vista è abbastanza, come dire, strano vederlo in paesi che invece stanno avendo molto successo nella propria vaccinazione, come Israele, tanto più che poi Israele è un paese, per chi lo conosce, io sono stato diverse volte perché collaboro con un gruppo di amici all'Università di Tel Aviv, è un paese che è molto ben protetto nei controlli in entrata e in uscita, e quindi da questo punto di vista, come dici giustamente tu, sarebbe eventualmente sufficiente, cioè diventa abbastanza facile, come dire, avere un momento di controllo e poi avere una condizione di libertà. Io penso, spero che queste sono semplicemente dei primi adattamenti ad una situazione nuova, ma che dobbiamo augurarci di avere la possibilità
di risolvere facilmente. Mi preoccupa di più rispetto a queste tematiche il tema dei paesi un po' più poveri, dei paesi rispetto ai quali in questo momento il concetto di copertura anche vaccinale è del tutto assente e appunto, siccome non ci si salva da soli, come dice Papa Francesco, dobbiamo avere la forza e la capacità di pensare alle priorità evidentemente del nostro paese, ma in una prospettiva che sia una prospettiva di concreta solidarietà anche nel nostro interesse. Bene, Antonio, io avevo da parte altre domande sul PNRR, ma devo veramente fuori tema e poi non voglio spoilerare. Ne facciamo un'altra. Sì, ne facciamo un'altra, anzi, anche più di una se vuoi. Insomma. È stato davvero interessante discutere di queste cose, poi sono anche questioni in cui siamo immersi fino al collo, quindi insomma non possiamo neanche, chi ci ascolta insomma non potrebbe neanche accusarci di parlare così di accademia, ma di fatto invece di vita concreta. Antonio, grazie ancora, Antonio Nicita. Grazie a te. Alla prossima, grazie a tutti. Grazie.